Ok, no, ora posso dirlo, cretino. E allora, crediamo il personaggio. Era tutto mutato. Pocio di merda. Ma non lo vedo che cambia tanto, sai? No. Vediamo un po' per farlo diventare totalmente. Questo è 3, proviamo con 3. Vestiti, vabbè, vestiti non mi interessa, potevo fare quello dopo volendo. Serve il caffè macinato, dove lo andiamo a prendere? E quello che caffè macinato ora sfondato, l'hanno messo. Queste belle scappine, così. No, questo non mi interessa. Minchia, è più diverso, molto diverso farlo. Mi sembra giusto che dobbiamo ritornare a fare le più diverse, no? Ok, ci sono 60 di uomo in dash. Sì, però perché non me lo sto facendo come deve fare? Oh, ma questi mi sparano, sto figlio di puttana. Parlare d'amore. Ah. A me ce l'abbiamo il calcio della R15, non c'è la R15. No, perché la Maioli sono in vacanza. Ah. Ma F8 quiz. Dove stava in West? Bonwashed. Buonasera. Buonasera. Ciao. Che cosa dici? Che cazzo è? Stiamo minando. Un caro attrezzi dello zio Frank. Che porta 1000 di capienza. Ma con chi stai? Cioè, ci sono Bernie e Candida. E Candida. E Aya. Qua, quelli del mercato che hanno trovato il punto del caffè, che vogliono 200 di metallo per il punto. C'è Aya che gli sta perculando da mezz'ora. Cioè, noi gli diamo i punti a gratis. Hai visto? Hai visto? Vuoi giocare? Hai visto? Hai visto? Che non c'entra qua, vediamo. Avete rotto il cazzo. Hai visto? Infatti gli ha detto, Aya gli ha detto al massimo te ne do 50 e accontentati, se no ce lo cerchiamo da soli. Auguri. Beh, ma auguri. Come l'avete trovato voi, lo troveremo anche noi. Ma che cazzo vuol dire auguri? Ma... Allora io... Dobbiamo ammazzare qualcuno qua, non ho capito. Allora io li ho perculati e faccio, ma non vorrete dirmi che avete i super voi? Nero però, scuro, perdonami. Oh, stai zitto. Ah no, tu sei scemo, inutile. Tu hai qualche problema mentale. Vabbè. Dai zio, dai a Z. Vabbè, facciamo così. Già, mamma tu mi pare che... non dico quello che è. Per carità. Però, ho caputtana. Ok, qua. No. Mamma mia. No, devo rispondere proprio. Andata a fangulo. Guarda chi si è messo davanti. Ecco, bravo, è uscito. Vabbè, i pantaloni non male, se vuole uno stipone. Jeans. Questi. Vabbè, così, la maglietta. Ci sta una fottuta maglietta buona.
siete un cazzo. Ma proprio una merda se vede. No, questo sono troppo rosso. Ok, questo. Vabbè, quindi mi vaffanculo. Poi un orologio no, bracciale no. Ma la pelle, perché non si... Ah, sì, tu sei qua. Vabbè. No, no. Arrossamento. No, non è manco arrossamento. No, tanto salvare non c'è un cazzo. Colore degli occhi, no! Ecco appunto le braccia, meno male fece il giro giro tondo. Braccia, braccia, braccia. Inutile, no, non ti rispondo, ma che fare in culo, vai. Braccia. E gira sta cazzo di... Madonna. Aspetta un attimo, vediamo se ci sta chi vuole. Ah, vediamo se ci sta Cage. Cage c'è. Vediamo se mi risponde. Allora. Ma perché mi deve dare le spalle allora, questo personaggio? Vabbè, dammi le spalle. Allora, posso andare. Quello là, quello, questo ci sta. Poi mi devi far vedere davanti. Ah, posto. Ah, posto. Allora, le scarpe non ci stanno, allora questo vestito. Basta. Dov'è? Scarpe, 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 scarpe. Ok. Ma io lo vedo però... Ah, ecco qua. Vai, ah, perfetto, basta, fatto. Fatto, aspetta, lo scrivo, fatto, fatto. Fatto. Anche se non manco ma cacao proprio, vabbè. Fatto. Aspetta un attimo, vi devo fare una cosa. Che mi dimentico sempre. Sì, ma vado. Ok. Che cosa è questo? Il mare è brutto comunque. Da 11 viene sta sparata. Il mare è brutto comunque. Bastardi. Qua è questo. Qua non lo conosco. Vediamo dritto. Allora. Ah, quando è che mi fai questo? Perfetto. F1, fai questo. Non hai un telefono. A posto, devo rubare una mic. Andiamo a parlare. No, a P.
Minchia. Allora, per comprare il telefono. Devo andare sempre allo stesso posto. Cosa sto posto? Studio grafico, no. Rapina raccolta. No, da chi la vanilla. Computer cover qua. È sempre la macchina però. È sempre la macchina! Vieni qua macchinina! Ma si sta fermando! Vedi qua, vabbè, oh, mamma. Guarda che so bello però. Sto completino endosofile, vabbè poi lo devo cambiare. Ma dai, però dove sono le macchine? C'è chi la peri, ricarda. Non c'è un motorino, vabbè, vabbè, vabbè. Camminiamo a piedi, che dobbiamo fare? Com'è la per guardare quanti per... sta fedendo, sta nella stiera. No. No. No, non lo fa vedere quando questo non ci sono. Vabbè. Allora, vendi d'auto? Cosa lo vende d'auto? Che senso la vendita d'auto? Perché già tu ci giocavi, merdina. No, ma dico che... no, ma io parlo delle PC, non ci stanno le macchine, guarda, è troppo... un po' vuoto. Non è una macchina ferma, però. Io me la ciullo, cazzo me ne fotte. Faccio restare subito su, perché mi interessa. Basta, ma guarda che figlio di butta. Fermati. Fermati. Fermati che ti devo rubare. Fermati che ti devo rubare la macchina. Non mi ruba la macchina. I wanna go home. Cazzo. Shithead! Oh, bravo, minchia, ma che è mia. Io sono spottato. Vai, fango, sta zitta! Andiamo, vai. Che cazzo? Mamma mia. Nice! Bello, bello RP, completamente. Bello RP, già peccato che non so fare RP. Stavo cagando sotto, pensavo che c'era la polizia. Ma fammi arrestare, tanto il mio personaggio è criminale, che tu lo sai. La gente è sempre criminale, mi ha fatto un cazzo. Scritto finita la rapina, minchia, ma vedi che nello staff buono. Oh, sei calmo. Oh. No, non ho telefono. Beh, ho fatto il telefono, ma qua ti diceva per qua, ma se non c'è. Allora, qua non è il negozio per le più telefono, a posto. Allora, tu cazzo se compra il telefono. Fumo, fumo, ATM, garage, 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 garage. Madonna, quanti garage. Gioielleria.
Tubino, ospedale, quella, pizza boy, processo di marijuana, processo marijuana. Ma perché lo mettono? Boh, vabbè. Boh, non lo so, io rimango scioccato, vabbè, vabbè. Prendi la caccia. Non c'è. Vabbè, andiamo nei negozietti. Non lo so, dove cazzo si comprava il telefono? Qua di solito si comprava il telefono. I negozietti, dove cazzo stanno i negozietti? Mica, ma è cambiato totalmente questo gioco. Solo sempre. Qua è vanilla. Ah, i negozietti su chi si è Calarus. Vabbè. Quindi me ne vado qua. Fu così che ora mi vengo preso come ostaggio, di sicuro, come a morte. Preso come ostaggio, lo facciamo l'ostaggio. Minchia, vedi i documenti mi devo andare a fare. No, ma questo è. Ma questo non è il negozio. Sì, è un negozio per poterlo rapina, ma non è il negozio che mi serve a me. Questo Oh, veloce sta macchinetta. Ma oh, posso comprarmi le cose. Fare domanda al sindaco. Cioè, vabbè. Manca la porta, esiste più. Cazzo devo andare? Sì, facciamo una cosa che si dovrebbe fare quando uno arriva in città, dov'è? Polizia, 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 entrate di polizia, cioè entrate di polizia e gira fino a danni, ma io come c'ho. Vabbè. Questo posto qua ma hai ricevuto una segnalazione, va bello, mi sbagliai il sal, lavoro, 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 ciao bello, ciao. Ciao bello. A me non è educato c'è. Vediamo, l'ultima prova del 9. Vediamo se sta altro negozio, si può fare solo la rapina, ma non si può comprare vestiti, più vestiti. Galaxy, mette Galaxy. Andiamo a fare il documento, va. Vediamo i documenti, facciamoci, ma non è saccato da adesso.
aperto. Ma tu puzzi. Strunzolo. Sul server attivo con tanta gente. Vai con la macchina rubata, sì, andiamo a fare i documenti. Lag, come lag? Ma come lag? Ma che sta succedendo? Perché sti lag? Ma perché sti lag nella live? Aspettate un attimo, vediamo perché. Velocità di bit. Non so se devo abbassare questo. Velocità di bit audio. No, questo non è l'audio problema. Che cazzo passava a 2000? Vediamo se ho migliorato. Un po' migliorato, visto? Dove si va di qua? Non è arrestato! Come fa di prima? Come va? Ripreso dalle feste? Dicevo! Da sono doppato, un occhio che mi fa male, mi vecchio. Questo rumore non so che fosse. Aspetta, la posso fare, aspetta. Bella, il comando con la M mi mancava. Aspettiamo, vediamo che se mi ha scritto qualcuno che vuole quella vecchia. Mi snipe ti amano, che buono. Mi snipe. Salve, buonasera. Salve, mi dica. Aspetti un attimo, mi sono bloccato un po'. Ah, sto freddo. Devo fare i documenti. Venga con me, venga. Ok. Vediamo, poi c'è paramilitare, paramilitare in grande persona. Sono al primo piano, davanti all'ascensore. Ah, ok, ok. Hai le sue. Ok, questo sì. Aspetti un attimo qui per cortesia. Sì, sì, tranquillo. Aspettiamo qua. Dove paramilitare? Varranno tutti i gruppi onesti solo. Verranno? Ma non lo so. In gennaio stava venendo, poi non lo so se viene. Quindi non lo so. Gennaio stava venendo. Eccomi. Perfetto. Mi dica, come si chiama lei? A Zimbabwe Dier. A Zimbabwe? Il nome Dier di cognome. Dier cognome, perfetto. Quando è nato, signor? 21 11 88 88.
Quanto è alto? 1,80. Adesso tutto le sale. Ce l'ha una numero di telefono? No, sono venuto qua diretto così. Perfetto. Signor Dier, ascolti bene. Per fare il documento c'è bisogno del numero di telefono. Ok. Quindi vado a fare il documento prima, poi dopodiché torni qui per fare il documento, va bene? E se mi dici dove devo prendere? Al banco dei pegni, diciamo, telefoni e schede. Ah, ok, ok. Vabbè, va allora ritorno subito. Te va bene, arrivederci. Grazie a lei. Questa è la mia resta. Ecco come ho smontato. Allora, banco dei pegni, banco dei pegni. Tu cazzo sta a banco dei pegni ora qua. Banco dei pegni, ah, qua. Qua, 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 qua. Banco dei pegni. Ma che è sta macchina tutta roba? Madonna mia. Fai che non mi hanno ciullato la macchina, che mi ciulla la macchina la polizia e me ne scappo. Banco dei pegni. Allora, sicuramente ci sta qualche player. Ah, ma ci sta, dai. Mi hanno ciullato la macchina. No, la macchinina è lì. Che bello. La mia macchinina comprata con sudore. Senza un graffio, eh. No, un poco di sudore. No, no, vabbè, scoppio magari di pizza, a posto. Dai che ti divertivi quando ti fermavano le poliziotte. Ma lei corre. Certo, lui è un DR, corre, no? Però onestamente parlando, se costa poco sta macchina me la compro, sai, ci sta per un DR sta macchina. È bello, stesso wagon. Oppure mi compro una moto, vediamo. Vediamo come si svolgerà l'RP di Zimbabwe, la nuova città. Mi sembra giusto un po' cambiare l'RP, no? Sempre va, sempre rive, sempre rive. No, ora basta. Facciamo un po' di pan questo. Il caso eccezionale. Lo facciamo di sera, rive. Ma in caso, no? Vediamo come si svolgerà qua l'RP di più. Ragazza mi ha mandato qualche messaggio, non lo chat, insomma non lo chat. La mia ragazza sa meglio sonno. Beh. Io non ci manco la patente. Banco dei pegni. Penso che non ci sarà un player, vero? Non è il tuo di palle. Che se non ci sono i player non posso come manco la scheda del telefono. Oh, 160 va sta bratta. Buono. Ha ricevuto il segno di un dollaro. Signor Ricco! E ti arresto, ti fanno. Se ti fermo ti arrestano. No! Stai parlando con DR, ricordato. DR sa come rispondere. Venderei una storia, lasciamo vedere. che vuol dire, che vuol dire? Venderei una storia, lasciamo vedere. No, ti prego, non dire che c'è un player. No, c'è un player. Cioè, uno più di uno. Che puttana. ADM, ma di soldi c'ho? Ah, 50.000, boh. Che fa sto coso? Buonasera. Salve. Devi comprare una sim e un telefono. Subito. Prima non si parla poi. Mi si è fatto il racconto, ma sono finito moscio. Qual è la fattura? Fatto. Se me la può pagare tramite muscoli. Sì, sì, sì. Grazie. Dubito.
65. Fattura quant'è? Pagata subito. L'ho già dato tutto. Anche il telefono mi ha dato, madonna. Sì. Che manifrettolose. No, è per non farle perdere tempo, magari c'è fretta. Però. Sì, devo andare alla polizia a farmi i documenti. Ecco. Ok, grazie, ci rivediamo. E che flash. Gli 3.000 per me costava, faccio lo cazzo. Allora devo fare F5. Gestione sim. Usa. Minchia, polizia passata. Arriva, non arrivare, state dove sei, tanto poi non ci sei mai, quindi cazzo arrivo. Aspettate un attimo che c'ho un messaggio vocale. Ci sono. Vediamo se c'è arrivato mamma tu davvero. Tanto abbiamo una macchina a 4 posti. Abbiamo. Oh, una macchina a 4 posti. C'è il paramilitare qua, no, non è vero che paramilitare, vabbè, pazienza. Oh, questo piglia, guarda come piglia. Andiamo di nuovo lì a fare i documenti, che bello. C'è la macchina di Z, cerchiamo di non romperla. Che cambiare macchina, come sto vedendo, è molto difficile. Queste cose non si possono fare in autostrada. Una volta mi è capitato farlo nella vita reale pure, però lo diciamo. Non lo diciamo a 420. Ma perché sto lag? Ma ragazzi, se lagga la live sto laggando anch'io, eh? Questo punto della mappa che fa troppi di lag. Che compriamo come cosa? Una moto o una patente della macchina? Devi prendere la patente della macchina, però se arrivano gli altri almeno abbiamo un mezzo, o se no se gioco da solo ma muoio quindi bella fuori strada, io vado a raccogliere la Maria a un uno. Thank you.
Madonna, mi è tutta rotta sta mail. Si lagga qua, ecco, visto, vedo il punto dove lagga, qua lagga. Vuol dire che la base polizia è bella pesante. Pesantina. Guarda, devo andare di là a fare la patata. Documenti. Quando sono per là io vado a fare documenti. Madonna, poco rotta mi dicono, ma che ma poco, eh? Poco, pochissimo rotta. Vado a fare qualche momento, non li disturbo perché è maleducazione disturbare chi... Oh. Ma sta allagando. Che cazzo sta succedendo? Vediamo se c'è un'area di... No, ci andiamo come cazzo. Pampana, pampana. Chi arriva? Che scrive? Non scrive nessuno. Uno staff che può? Può? Mille documenti, fatto. Lo dice in gioco, bravo. Complimenti. Vediamo se mi fanno iniziare a fare la compagnia. Questa è la signorina che conosco. Ma secondo me manco un po' cazzo. State un attimo. Una tante giorda. Ah, adesso arriva lo scendito. Ma chi sta arrivando? Che io sono tutto ubriaco. Sta scrivendo a Zio Feng. Sentite Zio Feng sotto il fondo. Amore! Vieni, eh! Ma io sto arrivando lì. Vieni! Porcone che ti aspetta. Buongiorno. Vieni qua. Io lo dico. Documenti devo fare. Devo fare documenti, vengo in là. Lì, lì, le bancone, bravo. Buon cuore. Allora. Ti miro. Ok. Eccole qua. Allora, iniziamo un nuovo cognome. Zimbabwe DR. Cosa va a scrivere il Zimbabwe? Ora vedete. Dio, non mi sentivo. Cosa no? Nuovo nome, tipo Puzzonix. Signora Zimbabwe, sì. Dove nasce da? 21/11/88. 1988.
altezza 1,80, ora devo dargli il numero, ecco appunto, aspettate un attimo. Yes. 3 volte 5 sì. 30 6 2 5 a posto. Mi attendo un attimo qua, arrivo. Sì, sì, sono qua. Scusa, ma non so se rispondo a parole. Vediamo che non risponde zio Frank. Anzi, pensa a te. Va bene, va bene. Continuare. Certo. Ah. È molto curioso se devi continuare, dai. Vabbè, vado a dove? Vado a dove? Vado a dove? Vado a dove? Vado a vieni qua. Ma è un buruga, ma manco poco cazzo. Eccolo qua. Eccola. Manco per il cazzo. Allora. Eccolo le documenti che le ero andato a stampare. Ecco lei, ah, cortesemente si tolga il occhiale da sole. Aspetta, e mi mostra come si faceva, che non mi ricordo. Ypsilon. E devo mostrare il documento. Il documento. E come si fa il documento? Non sto facendo un Formula 5. Formula 5. Documento, mostra carta d'identità. Documenti, mostra carta di identità, fatto tutto quello che F5, sono già abitato qua. Ah, posso, può andare. Ok, grazie, buon lavoro. Lei, arrivederci. Arrivederci, con lei e lei, arrivederci. Lei, arrivederci. 1.25 in detto, in che cose, il quartiere vicino al gruppo. E vediamo che vuoi, se si svolgerà le più di Zimbabwe. La macchina è rubata, vado a fare i miei documenti, uno. Apriti sesamo. Oh. Capo sto andando, quale capo? Ma che capo? Ma quale si sì, qua, ma sarà difficile fare qua la mafia. Ti pare che sono tutti sempre facile, qua è più seria la cosa, qua non si scherza. Ma io mi sto portando tutto qua. Ogni 2 minuti sento ed esplode le robe. Ce n'era già tutto là, pazienza. Meglio solo, fanculo. Però aspetta, ora dovrei farmi come giusta regola la cosa dove ero andato prima, qua, perché sennò non posso chiamare a nulla. Mi sembra giusto, no? Andiamo a farci i documenti. Guarda che bel sole, c'è un sole che spacca la testa. Ma magari le NPC, io manco scioccato, le NPC che si fanno le retromarce dell'autostrada, vabbè. Allora andiamo a fare quello, poi andiamo a fare la patente e poi vediamo che macchina si può comprare a poco.
come cazzo guida la gente? Ma io non lo so, per poco non mi prendeva quello. Guarda, guarda, ora io che cammino piano per fermare l'anno a me. Guarda, belle mani, va trattori hanno per poco, boh, vabbè, hanno tanto gli aperto, quindi sono i donatori. Oh, ma perché sto lag? Ma che tanto fa il pizzichi di lag? No, mi rubate la macchina, mi costava assai. Offerta, nessuna offerta, scegli un'offerta. Livello 2, va 25 minuti, messaggio 250, prezzo, va bene, ecco qui. Ok, fatto. E l'altro che cazzo fa l'altro coso? Ah, posso. Ah, pure. Madonna, pure la scadenza. Ok, un po' di qua, abbiamo detto di farci la patente. Ma la valente, lo cazzo sta. Andiamo a fare la scuola guida, vaffanculo. Andiamo a fare. Adesso niente, sono disoccupato il gioco. Come ora? Io vado a farmi la patente, prendo la macchina e poi vediamo che lavoro fa. Mi sembra giusto, no? Posso andare in gioco con la macchina? Sì, ok, sto andando in gioco con la macchina rubata, però vado a fare la patente e poi devo comprare la macchinina. Mi fa bene un fatto quel coso, tutto. Oh, mi nascondo la macchina, mi ma la ruba, tanto non la troverò più, sicuramente. Sicura 101% che la macchina non la troverò più. Teoria, vai. Leggiamo sta teoria. Attraversamento pedonale viene segnato con strisce bianche parallele, vero. Alimentazione con cibi difficili di gestione può provocare una diminuzione dell'attenzione e aumento dei tempi di reazione, vero. La distrazione del conducente può essere causata di incidenti, la distrazione. No, che c'entra? No. I documenti devono attenersi alle segnalazioni di pericolo, alle precauzioni che paiono con scritte luminose sui veicoli della polizia. Se il conducente di un veicolo può fare a meno di usare la massima potenza quando si avvicina a un incrocio in cui è il diritto di precedenza. Passo. Il limite massimo di velocità di un'autostrada è 110, ma 106 quasi, poi non lo so, non mi ricordo. Nei centri urbani è consentito macchinare per fila parallela comunque di condizioni di traffico, se, quando diciamo se, chi intende cambiare così deve controllare che la cosa che vuole occuparsi sia libera dietro per un tratto sufficiente, se, il limite minimo di velocità, se, il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario nell'azione della lunghezza del proprio veicolo di quella sopra, se, in presenza di un ferito in stato di shock occorre farlo camminare e vedere attivare le cose. No, shock, cazzo di gente. So consentire le gare di velocità anche se sono delle. Comunque per centesimo sono due autovetture.
non penso, poi non lo so. Quando il veicolo per ancora una curva si deve guidare la velocità per evitare il distrutto. Pazzo, perché io la curva per capire a 2000. È obbligatorio regolare la velocità di prossimo luogo di frequentazione dei bambini, vero? Documenti che intende iniziare una manovra di soppasso non ha blocco di protezione, indicazione di direzione. Pazzo. Pazzo. È stato duramente. Ora sei pronto a fare. Ora otto. Questo è concluso. Grazie, grazie. Sono un mosso a fare il test. Ah, così poco? Buono. E allora mi voglio provare la macchina moto dopo. Minchia, che bordello! Lo feci cagare sutta. Camminiamo piano, ma perché questo patti questo mio pattino non vuole sfasciarlo. Piano piano, lento lento. Sperando che mi fa fare i chilometri. Madonna mia! Ma quale skin è schiando? Proprio dalla patente. Ecco, già ho fatto un... Già 4 errori sono, già ho fatto uno. Fanculo. Come devi tornare lì? No, come fai a tornare lì? Ma perché? Che nella potenza ma patente patta. Ma dove mi sta puttando? Non mi ricordavo che era così lungo. Non ci guarda il telefono mentre che si guida. Ma lo guardo perché la fidanzata viene prima di una patente di merda. Questo non è ne. Questo non è ne, ne perché questo qua è figlio di. Per farvi vedere la patente, guarda, eh. Poi scino un mazzo. Tassativo. Ora mi fa fare la manovra e torno indietro, vero? Madonna mia, no, mi pensavo che quella per la moto me la faccio offline, perché quando non sono in live, perché sennò l'altura di palle, fa sempre la stessa strada.
Prendo la macchina e vado al concessionario. Vediamo che cazzo di macchina posso prendere a quattro posti. O quello, quello vado a quello usato. Ah, quello usato che ha qualche macchina modificata, già potenziata. Vediamo dove ci va. Prima vediamo sta patente. Chi è tu? Secondo errore. Andiamo piano, vai che è meglio. Camminiamo piano che è meglio, molto meglio. No, cazzo dici? La realtà non è così come dici tu. Ma chi ti ha detto sta minchiata, Luca? La realtà vedi che devi fare la patente della moto, devi prendere la moto, cioè devi fare la guida della moto. I quiz sono tutti uguali, quello sì. Ma per la macchina devi fare la guida. Tipo se tu vuoi prendere la patente del camion, la stessa cosa. Devi fare la guida del camion. Penso. Ho bisogno di informarlo. Vabbè, per la moto sì, me lo ricordo. Per la moto io ho fatto così. Io ho 17 anni, ho fatto la patente per 250. No, 125. E poi ho fatto 18 anni, ho fatto subito la patente per la macchina. Non mi ricordo, c'era il tasto tipo che cazzo tu cai? No, ragazzi, non voglio più, c'era un tasto e mi ricordo che camminava la macchina. Vabbè, forse l'hanno tolto. L'hanno tolto. Ma c'è Bad che mi sta guardando zitto zitto. Vedo solo, so Baduccio che guardi zitto zitto. La zia Frank fa vieni, vieni qua. Ma non ci vado di là. Sono una nuova avventura. Quindi mi devo fare nuovi amichetti. Ma potevano mettere almeno $200, dai, $1,000. $250. Leggi il disco, oh, io non posso leggere il disco, non arrivano messaggi, cioè non li sento. E poi sto facendo la patente, che fa, metto a leggere il disco. Già ho fatto due errori, porca puttana, fammi arrivare a lei e dopo me leggo il disco. No, non mollate l'LP, questo che cos'è? Luca, LP. Non mollate l'LP, questo che è? Non è LP. No, no, non ho mollato lui. Ci farò, te l'ho detto, come ho detto prima, non tutte le sere, poi dipende, se non ho niente da fare faccio lì. O se no faccio qua di sera, ma vediamo. Ma di sera secondo me qua sarà impossibile entrare, sicuro. Era impossibile entrare di sera qua, quindi così per... Minchia! Piano piano. Tutto a parlare con voi. Cos'è? Un po' il transport, non mi interessa.
come camminerebbe il vecchietto. Aspettando i limiti, eh. Io guiderei così però, vecchio, subito così guiderò, tranquillo. Ho la patente! Ok, ora posso leggere il disco. Che vuole. Ah, ok, è venuto. Allora. Oh, cazzo, guida chi sto? Venga, mi sono fottuto la macchina, che palle. Dai, un messaggio vocale. Sai, la macchina, mi sono fottuto della macchina e non guardo. Una fottuta macchina mi serve, pure quello cazzo serve una macchina. Siamo una merda, tutti e due. Tutti e due vogliamo una macchina. Macchina bicicletta. Da piedi, aspetta che vabbè, mamma tu mi stai sentendo, quindi. Eh sì, faccio a piedi, faccio prima appunto quello che ho detto, no, quella non è la macchina di qualcuno. Aspetta, mentre ci sono, voglio vedere dov'è l'auto usata. Ci sono auto usate, condizionare auto, condizionare auto usate, minchia, più lontano. Oh, che è successo? Eh? Wow, fantastico. Era tanto tempo che non vedevo queste sensazioni, queste prove, queste dolci sensazioni. Yeah. Lì, cavolo. Sole blu. Ma dentro di una gang, vediamo. Che è successo? Signore! È successo? Ma guarda, papà, io non lo so, so banda, rilascio la macchina in vuoto. Bene, perfetto, ora mi fermeranno subito. Minchia come corre sta macchina. No, ma devo rubare la macchina migliore, questa è tutta rotta. Contento di vista. Grazie. Oh,
Senta male. Senta male. Ma sono cagato sotto. Salve, c'è un messaggio? Senti. Ma agenda chiaro. Senti. Non mi sento. Mamma tua, aspetta un attimo. Lo chiamo perché mi sa che non riesce a parlare. Mi do una mano. Oh! E rispondi. Rispondi. Vabbè, nel frattempo se non rispondo, mi sento l'audio da mezzo. Allora? Ma che è che non, ne parlo, non riesci a parlare? Io parlo, sei tu che... Vai, vediamo, parla. Mi senti? Guarda le lampre che si muovono. Aspetta, ti muto, muto di qua un attimo. Sì. Parla. Parla. Non ti senti in gioco? Non ti senti? Ma porca puttana, come cazzo è che si muovono là? N, ma N l'ho levato. E che cazzo hai messo per parlare? È un tasto della tastiera. Ma su TC Speak che tasto l'hai messo? Basta. L'hai messo su. E com'è che si mette su TC Speak? Tu push to talk là devi fare. Dov'è che era? Madonna. Madonna mia, io devo dire Madonna mia. Poi tu cazzo non ci porto la nudo. Ce l'hai i vestiti, penso. Ce l'ho. Ma è vestiti, cretino. Ce l'ho. Ti sappiamo sta cosa, se no non puoi parlare con nessuno. Ma non riesco a capire dov'è, cioè il push to talk. Là. Allora, devi andare su Tools, opzioni. Sì. Aspetta un attimo, qua si è bloccato tutto cose. Anche a me, va bene. E poi vai a capture e là c'è push to talk e devi mettere il tasto. Fatto. Ecco, ora prova a parlare. Ora provo a parlare, aspetta. Levalo quel cazzo di cartone in mano, madonna, ti sta mangiando cartone. Non ti sente il gioco. Ma ce l'hai il T-Speak di Vanquist? Solo nel T-Speak di Vanquist, se no non ti fa entrare. Però non ti sento parlare. Com'è possibile? Ma che cazzo ne so? Aspetta, per caso hai l'impostazione del gioco, c'hai la chat attiva qua, guarda. No, disattivata. E allora, strano, non ti sento parlare. Hai messo il microfono del to talk? Sì, l'ho messo, Andre. Allora non lo so. Su GTA l'hai messo? Sì. Aspetta, riprovo. Riprovo. Aspetta, ti sento parlare, vado in gioco. Io vado a prendere che sta lavorando comunque, madonna. Aspettiamo mamma tu. Come sistema su cazzo? Ti senti tu? Mamma tu! Niente, mamma tu non mi sente, è morto mamma tu. Non ti sente in gioco. E non sto provando. E tu prova. Quando ti sento dico ti sento. Sì, sto provando, perché porca puttana, io non so, ma andava.
Ma qua quando andavo? Anni fa, E di quando andavo? anni fa, appunto. Ora vedi le impostazioni, vedi il microfono, chiudi, apri gli speak. I Santi Chat ce l'hai quello vecchio. Eh? Sentite la voce di qualcuno. Vabbè, la voce la senti? No, Vediamo. se senti la voce di qualcuno vuol dire che. Senti? Vabbè. Prima mi senti? Prima. Ti sei mutato in gioco, su Discord. Se sei mutato su disco ti ho sentito, poi non lo so se stai parlando No, ancora. ma vedi che le. Vedi Sì, le che la labbra si bocca. muovono, ma se non ti sento io sento gli altri. L'hai visto la live? Sì, tu li senti, porca troia. Ma tu a me mi senti? Aspetta, vediamo, mi muto qua, vediamo Ti se mi senti. sento. No, aspetta, ma tu mi senti? Sì. Allora è un problema tuo. Sì, è un problema mio. Un problema tuo di microfono. Devi vedere l'impostazione del microfono, cane. Regioni. È andato per. Per me non è impostato il microfono giusto. Ma su dici su fai su stile speaker? Se è ovvio, solo lì il problema è. Dici? Se Ah, può essere. no, no, è sicuro, no, non può essere. Che l'unica soluzione è questa. Ciao piccione. E niente, io ciao e se ne scappo. Ciao e se ne Si scappo. può? Vabbè, ma Che bello. E dai, non ci credo. E lascio. E dico, voglio stare con te quello. Però non fare che non per i tasti. Che dopo sto bello, problema qua. che. Lascialo, Aspettiamo a bat. lascialo. Oh, mi senti, Andre? Gioco no, come così. Sei infettato? Pusho tutto. Che qua è tutto a posto, eh. È tutto a posto, aspetta. E se riavvio ti speak? E Magari è questo. rinvialo, questo ti sto dicendo. Magari è quello, aspetta. Ma vaffanculo, mi fai sempre incazzare. A cuore mio cosa? Che ti credi che sono la tua puttana? Banca? Vabbè, 10.000 bit. È meglio che te li do direttamente, prendo 1.000 euro e te li do. Mi dà l'una c'è pure. Mi dà l'una la nabba. Che vuole questo? Oh, ma allora com'è? Com'è? Come Non come? dire il nome del server. Dimmi solamente se almeno hanno migliorato a livello grafico la parte bassa che laggava. Oh. È libero fare quello Ma non mi che senti vuole. neanche. No, non dicendo in Sempre gioco. lag addirittura. Ah, che bello. Metà luna na na pa. E Ora gioco con ancora? metà luna. Allora Vado a manda sta voce. violare. Ballare. Infatti diciamo Io non ti sento, ma se ci tu mi senti lamentavano sei che una merda. la zona Ti si sento, sei uno stronzo. Aspetta che mi devo mutare, devo sentire l'audio. Secondo me dobbiamo Vai, vai. fare quella cosa che mi hai scritto oggi. Dopo lo facciamo insieme. Stasera. Andiamo un attimo allo sbocca. Quanti bacini? E Rimane. bacini quanti? Ci facciamo bannare di nuovo. Che dici? Dopo la facciamo, Mi dà intanto l'una che spam. puzza. Rispondono alle domande online. Chi è Medel? Metaluna, la napoletana che ti ho fatto conoscere. Vediamo. Non mi ricordo. Tu non ti ricordi un cazzo, mi ricordo tutto. Eh sì? Nessuno. Ma ti ricordi veramente? Sì, mi ricordo Però non veramente. abbiamo neanche la pistola, mi lascio.
Mi senti? Aspetta. Mi scrive metà luna, magina, perché là, si vede un amico mio, questo passaggiando. Tranquilla, metà luna, tranquilla, non è su qua, non è su Vanquest, è su un altro server, tranquilla, non faccio metà, nabba! Sono mammaduro mio amico in disco perché non riesce a parlare su TeamSpeak. Io ti sento, tu mi senti? Sì, tranquillo. Vabbè, metà luna, sicuramente non ti vedi. Oh, ma mi senti? No, non ti sento nel gioco. E mi sembra che mi pigli per il culo, ti sento, non ti sento, mi stai pigliando per il culo. No, non ti sento, allora facciamo così. Beh, facciamo fare così. Fare cose dei pazzi. Fai così, no, prima di tutto vestiti, perché così non vado in giro. Vestiti. Ecco, bravo. Ecco, vediamo se puoi parlare, eh. Ti porto qua. Ti porto da dove fare. Dove era? Pongo dei penghi, no? Vediamo. Io non ti sento. Se gli altri ti sentono vuol dire che è un mio problema. Oh, su sportello e chiuditi. E dai Luna che mi racconti come stai? Ho visto che vivona là, è ancora viva. Non è morta, ancora vivona. Niente, che devo dire? Che ne so? Stai bene? Come hai passato le feste? Ah, no, una vita che non ti fai viva qua. Io sono venuto l'altra volta a vederti la live, però non ho scritto niente perché sennò bannavo la gente. Tu hai sempre trollerini, nella tua live. Vai, Bade, se mi senti silenzio su Discord, vai. Vai a parlare con quello che fatti dare. Vai. Toglitelo, che cazzo di cattone in mano. Che cattone in mano. Io sono meglio fidanzato e la fidanzata mi sta stressando. Quindi tu che fai, Vivona? Vivona mi fa. Io ho bisogno di compagnia, cioè. Ti sente? Vado. No, non mi sentono, porco due. Allora aspetta, scendo io. No. Vediamo qual è il problema. Vieni con me. Ma come cazzo è? Io avevo risolto tutto, Andava tutto, andava, mo non va più niente. Ma che è? Senta un attimo. Ciao caro. Abbiamo un problema. Sì. Lui non riesce a parlare. Ah, ma è quello che è muto l'altra volta, spesso. Ma che è muto l'altra volta? Muto. Il sordo muto. Sì. No, sordo no, ti sente, però non riesce a parlare lui. Quindi non capisce. Alza le mani. Ti sente. Cazzo, sì. Ha problemi a parlare, come cazzo dobbiamo risolvere? Te lo lascio qua, io ho le occhiettine, quindi non potrei. Ok. Anch'io. Ah vabbè, allora siamo messi la merda tutti e due. Vabbè, ascolta. Ti sei connesso su TeamSpeak? Sì, tutto. Non ha problemi col microfono. Non va il microfono. Ah. Sì, guarda se su Discordia ti funziona il microfono. Fai una chiamata su Discordia. Sì, là funziona, è come nelle mie orecchie. Madonna, che cazzo è sta cosa? Boh. Che problema può essere? Guarda, beh, gliel'hai fatto settare come sì, te? Sì, certo, cosa? Non male. L'ha aggiornato per caso TeamSpeak? L'hai aggiornato TeamSpeak? Sì. Non e mi sa che non doveva aggiornarlo. Non devi aggiornare mai TeamSpeak. Mai. Quindi ora devi cancellarlo e farlo di nuovo. Sì, perché non so come rimettere la versione precedente. Ah, ok. Bambini, andiamolo. Installarlo e installarlo. Vai bene, grazie tanto. Vabbè, che allora ti serviva la scheda e il telefono.
come si paga qua? Mi faccio la fattura. Aspetta che me leo prima che pago io. Ascolta, come si paga la fattura? F5, non c'ho, F5, non c'ho manco i soldi. F5! Va bene. Allora deve, sì, ora vediamo. Scusa, che versione ha del tocco? Quella nuova, su Bab, la giornata. Ecco, okay, muscoletto F5, gestione fattura contante. Ah, non c'è ancora niente. F5 ce l'hai, paghi non male, fine. No, non c'è ancora niente. F5 tu clicca e fai fattura. F5 fattura, ora c'è. Dagli tempo, madonna mia. Ok. Ha passato la carta SIM, basta, ha fatto tutto, ha passato il telefono. Sì, possiamo andare. Però dobbiamo sistemare sta cosa. Fai come ti ha detto lui, mi metto qualche posto nascosto. Oppure ti lascio qua. No, qua no, qua vicino. Perché non posso stare con te, tu lo sai, devo fare di più, cazzo. Beh, certo. Vado al concessionario usato io, quindi... Portami insieme, io faccio le cose, sei tranquillo. Sono tranquillo. Va bene. Io faccio le cose, certo. Ciao. Andiamo. Deve avere la versione 2.3.3. Stai sentendo? Sì, chi l'ha detto? Metaluna. Un'amica mia che gioca qua pure. Vediamo se lei mi fa fare un po' di... E devi cancellarlo. Allora ascoltami. Sì. Mi fa sto cacato sotto. Devi cancellarlo. E devi cercare TeamSpeak download versione 2.3.3. E ti scarichi quello. Va bene, grazie. Certo. Sta nel no, sta nel disco di Vanquest. Direttamente, visto? Ah, nel disco di Vanquest. Vai là, e sei a posto. Vede. Madonna. Perché? È così, ti spicchi, che vuoi? Va bene. Va bene. Non c'è. C'è, fidati che c'è. Va bene. Ma non ti spicca. Ah, ma è satti chatting hai giornato, ma se no ti spicca. Ti manca satti chatting, Ah, dici? Sì, perché ogni server ha il suo. Può essere. Tu l'avevi. Tu non avevi fatto il coso. Se... Guarda che io non potevo manco entrare. No, non avevo cancellato niente. No, dico, non hai fatto la pulizia del computer. No, io no. Era strano. Vabbè, tu fai satisfying questo qua, la versione quella che ti ho detto. La installi di nuovo e sei a posto. E poi ti dovrebbe sentire un altro rotto. Aspetta che mi muto, che la ragazza mi sta massaggiando. Comunque, Vibona, che lavoro fa, Vibona? Ma mutati su Discord, porca puttana, poi mi parli del gioco. Scusa. Strunz, aspettava, mi muto pure io così, siamo a posto. Anzi, chiudo proprio la chiamata, avanti. Quindi, Vibona. Io non ho capito che lavoro fai, che fai? Ho visto ieri che hai preso la patente, mi pare, guidavi di notte, là, mettevi musica bannabile. Pazzarella. Sai, presto sembra uno. Ti sei fatta fidanzata, di là, bella. Brava, beta luna, brava. Cazzo di suoni. Ma io quanti soldi c'ho, però aspetta un attimo, sto andando là. Come si vedevano i soldi? Ti sento! Cugino! Pronto? Cugino, non ti sento più. Cugino? Non lo sento più. Cugino? Ma lagga sto cazzo di coso. Ma sta laggando pure la live, sta laggando tutto cose. Ma ancora devo sistemarlo, mi sa. Ma a te ti succede Metaluna? Mi senti? Mi senti? Io ti sento, tu sì, mi tu senti? Mi senti? Sì, ti sento, ascolta, ma chi sei? Babbo Natale,
Babbo da solo. Io sono un coglione. Manca tutti R. Come un coglione? Quando ci siamo presentati, lei chi è? Tuo cugino, destino di minchia. Ora stai zitto, vediamo come che macchina chiede? Possiamo comprare. Voi penso possiamo comprare un cazzo, quanto costa? Possiamo rubare un paio di macchine, io non c'ho manco la patente. Io ce l'ho la patente, stai zitto, fammi vedere quanti soldi ho. Ma il portafoglio dove è finito questo? No, aspetta, devi andare a fare, dopo ti ci porto. Perché faccio il salto di portafogli io, non ho capito. Ascolti, buon uomo. Che vuoi? Buon uomo, mi senti? Sì, ti sento, che c'è, che vuoi? Eccole. Niente, ho preso un'insolazione. Allora, ascolti. Che vuoi? Come ho pagato parecchio nel deserto. Mi sente? Sì, ti sento, ma che vuoi ti sto dicendo? No, perché c'ho un labiale che va lento. Allora, sì, pure a me va lento, stranamente. Mi può dare il portafoglio? No, vaffanculo. Oh, rimani qua, mi fa fare il portafoglio. Andiamo. C'è la dura? Aspetta un attimo, devo vedere quanti soldi c'ho io. Dov'è il coso qua? ADM. Non funziona sta ADM. Si può? 39 miglia. 39. Così tanti soldi, ciao. Pensavo di essere povero. No, io sono venuto per vedere quanto ne avevo. 39, ok. Io. Dirò 30. Cugino, mi sente? Che c'è? Madonna mia! 47. Vabbè, poi ti devi fare la patente, quindi. Costa tanto? No, 200. E 250 la guida. Ascolti, ma è un po' incazzato lei ultimamente. Sì, ho perso i capelli a me. Perché buttiamo. Compriamo i parrucchini, No, grazie, non mi piace. Ricordo. Oh, senti, non fate i pensieri del coniglio qua, pappagallo. La vuoi venire? Sono vetrino qua! Ah, ecco, ma fa bordello, uccidilo! Sono le pastiglie sono. Non ho detto nulla. Ah, ok. Salve. Lei vende le macchinine? No, però no, sono io il venditore. Sì. Chi è che vende scarpe da tennis qua? Macchine, guarda le scarpe da tennis. Macchine, biglietti. No, non vendiamo scarpe da tennis. Qual è la macchina che costa di meno? Qual è la macchina proprio per un morto di fame? Allora, macchina niente, però abbiamo un furgone che costa di meno. Quanto? Fai vedere. 40, non ci arrivo. Aspetta. 40 non c'è lì. C'è una gomma? Una gomma? Sì, costa meno. Testa di Io parto dalla gomma, poi me la assemblo. Quella che costa di meno è quella giù in fondo, la Banci. La banda ti dà. Come perdiamo? Vieni questa, no? Banci. Banci. Lo so. Vabbè. Quanto costa la Banci? Boh, 200.000 penso. Se quello è poco, già fulchittata. Ed è poco, è fulchittete. Poco. Sì, 200.000. Io ne ho 35.000 che devo comprare una ruota, due ruotelle, manco, due bolloni. Ascolta, fai un buco nel giardino di casa tua. Ma non manco magari casa, provi il c'ho. Petrolio. Ma sì, infatti. Faccio qua fuori un buco, insomma. La fortuna che c'ho c'è pure la benzina. Ma questo è il negozio di auto usate? Vabbè, allora. Sì. Qua Salam, parlaci tu. Bene, quindi che serve? Salve Salam, niente, mio cugino voleva una macchina che costa poco, ma già ho detto 40.000. 40 quello che serve. Non ci arrivo a 40, arrivo a 35, io arrivo. 35. Niente, quello qua. Facciamo 35. Sì. Dai. 35 ho preso, vieni qua. Va bene, grazie. Meno male. Sto furgone, bellissimo. È furchetto bello, Bello. C'è fattura, bello, 35. Sì, allora dai, cugino, se lo fai chi la fattura. Lontano, sì, 100. Fottuto, erano 37. E qua, capello. Perché? Pagata. Che secondo solo, bello. Sì, tutto il tempo che vuoi. Ma che è questo? Quanto costa 40? Qua, con la tua mano. No, devi stare lontano, puzzi. Ok, tieni il copolo, posso il contratto, tieni. Ok. Il contratto, pure le gambe. Aspetta qua. Firmo subito. Aspetta, pure. Ora fermo io, poi devi fermare tu, aspetta. Firma. Firmato. A posto, però. Poggio nel garage di premio, mi raccomando. Ok. Però, arrivederci. Mi sono buttato questo nero, che cazzo si fa?
Ma tu, minchia, quante cartelle hai firmato per prendere sto furgone? Questo? Ah, ma no, una macchina mia. Macchina? È un furgone questo qua, è molto serio. Macchina mia, che bello! Posso andare a rubare, ma... Senti, io non c'ho documento, non c'ho... E ora ti ci porta, aspetta un attimo, fammi fare un test, perché quello mi ha detto fai un test. Dov'è qua il parcheggio? Ah, sì, sì, testa, testa. Qua è il parcheggio. Davanti a te. Dove cazzo si prende qua in mezzo? Sì, quella... No, non chiedo proprio, chiedo quando vuole chiedo cromata. Dov'è? Cosa per prenderla? Ma qua. Che bella! Allora, devi fare i documenti, quindi andiamo in polizia. Sì, l'hai portato pure dal meccanico? Sì, certo, non male. Bella. Così se mi fermano la macchina è mia! Sì, 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 tu è... Ma passa la soluzione, il gioco tiene tutto... Il gioco tiene tutto... Aspetta un attimo. E il gioco, pensi? No, il gioco l'ho messo a palla. Grafica. Non è a palla. Allora fa un circa. Non è a palla. Dici questo? Madonna, ma perché? Ma l'avevo messo normale, chi sta minchiando? Visto questo è il server. Dipende dal server. Perché su Libia non facevo così. Gino, mi senti? E abbiamo Fire Emblem, voglio dire. Quella è Deadbed, devi pensare un pochino. No, la facciamo, ora facciamo molto costa gamba. E vabbè, vediamo. Vediamo, vediamo. Grazie, bella luna. Bella luna. Ma dite, come cazzo si dice che stiamo sul banco? Ma dove l'ha detto poi, scusami? Tanto che ha detto, non ho capito, aspettate un attimo. Solo, allora, tanto poi... Poi... Solo le zitte, ok, ora vediamo. Ma io... Papà è qua, sono andato qua e è diventato tutto così. Cioè, su Divia non avevo questi problemi di lag. Quindi non so perché. Ma il tuo personaggio, ma che sei? Una volta entrato però devi attenere a quello che è fatto nel background. Cambio, il mio personaggio è stato così, poi quando arrivi qua comunque ti devi attenere alla storia del tuo personaggio. Se per esempio un personaggio che ha paura mi hanno sotto Zenny Valix di là, diciamo la paura. Andrea abbiamo fatto di 200 di ferro. Allora, impostazione, giusto, grafica, quale devo fare? Questa qua, quando la metto? No, 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 un pochino, mettiamo a metà. Però non dire che le armi le sai usare. Ci sei? Sento le voci, chi è? Vabbè, ciao. Ascolta, ti sei pulito? Sei pulito, che cazzo dici? È un pazzo questo. Ma sei un porco, sei. No, ma va, metti il punto. Vabbè, non mettere niente, si è perso. Ti sei pulito? Sì, tua sorella è pulita. Ascolta, ti sei perso? Un incidente galattico. Come mi sono perso un incidente galattico? Ci vedi questa macchina qua? No, quale macchina? Questa davanti qua, no, vedi? No, non vedo niente, dove? Come non vedi un cazzo? Ah, questa qua, sì, la vedo. Praticamente è volata, è andata in aria verso il motel, la scritta è caduta giù e stava finendo un macello, guarda, sono uscito tutto a posto, signore, quello tutto, sì, sì, tutto a posto, guarda. Vabbè, io ho detto, lasciamo stare, ma questo qua, questo non i capelli bianchi.
una cosa paurosa, guarda, ha detto, lei ha sbagliato, non doveva comprare una macchina, ma un aereo. Quindi ha preso sul volo, è ribaltata tutta. Comunque, bello acquisto, dai, 35, fa 40. Una macchina di merda proprio questa qua. Ah, che cazzo di vita, ma te. Sì, sì, t'ha fregato i soldi. Ma che dice con questa che la carico? Per un carro di... funebre questo qua. Questa la carico di Maria, faccio i soldi. Che fai tu? Eccolo. Sto figlio di una gambacca. Vedi, se nel reale succede come nel virtuale sei a posto. Ma stai... No, cavolo, ma fa gola. Non me la buttare, che già me l'hanno occupato i miei fratelli. Quali? Quelle del reale. Loro hanno scoppiato, io li faccio, io non ho scoppiato mai. Boh, ma va a fare un culo. Ma è la ruota. Il tuo modo di guidare. No, ma va, me l'hanno tagliato, lascia vedere, poi ti spiegherò. Ah, ok, bastardo. Perché qua si stila che il posto se lo salvano con la sedia. Chi? Il posto d'auto, si mettono una sedia e pensano che quello diventa privato. Che bello! Ho capito, vecchio usando, ricordo. Quando ero in Africa facevano con i cammelli, mettevano per non mettere le macchine. Sì, sì. Buono! Mettevano fatto bene questa, no, per la luna, 35. Tu non potevi metterci la macchina. Sì, io l'ho tolta e mi sono ritrovato l'indomani. La sorpresa. No, io invece ho fatto un'altra cosa, gli ho dato da mangiare al cammello un po' più avanti, lui si è spostato e ho messo la macchina. Certo. Vaffanculo. Ho fatto bene, no, vedalo, come prima macchina, con futchittata, a 340, a 35, ho fatto un'offerta. Poi mi piace, poi fuga, io ho sempre preso. Perché è bello, poi questo così, perfetto, che fa quello che devo fare. Tu che fai, la criminale? Ah, Metalluna, dimmi la verità, tu fai la criminale, dì la verità. Fammi giocare un po' con te, Metalluna, da tanto che non facciamo mai più. Un po' di pietra, eh? Ah, posso usare per la pietra, posso usare un mezzo privato, mi fa male la punta, la punta del culo e in la punta del sedere. Ascolta, come si usa il cellulare questo qua, è un modello non nuovo. Lo so, non lo so, non ci ho messo mano. La ruota dietro simbarica. Ma te... Che cazzo fa? Perché? Pensavo di essere in piscina, mi sono lanciato. Cugino? Cugino, mi senti? Ti metto la cintura. Pensavo di essere in piscina. No, sei un coglione e basta. C'ho un po'. Mi fanno male anche questi. Beh, questo la pietra, beh, è tutto così, un po' di pietra si capo. Vabbè, poi vediamo. È un furgone, finché non è un furgone, il furgone può caricare quello che cazzo ti pare. Certo non posso caricare una marea di pietra, che non è normale, però. Vediamo che cazzo combina. Soprattutto vediamo che non lagga. Che se lagga come sta lagando non posso farlo in live e non ci gioco offline, perché dovrei fare 3 miliardi di video al giorno, se mi succede qualcosa poi devo passarli. Ma no, non è me. Che vuoi? Guarda, mi raccomando, fammi fare brutta figura. Quando mai? Io sempre bella figura. Minchia, già della mente che non ti piace il mio mezzo. Ogni cosa sei lamentoso, sei no, tu. Non ricordo più niente, ho fatto un volo prima, mi ha fatto dire. Cioè, la sei messa. Ascolta, ma prima che passi tu cadono i lampadari. Sì, stacco tutto cosa, visto? Sono un criminale. È un gran armato questo qua. Quindi cugino, andiamo a fare ascicioli? Sì, ascicioli, cicciuli. Questo che ci metti un po' di sperma flexed nella marijuana diventa ascis. No, diventa Lean, la tua droga preferita. Non ti ricordi? No. Sai com'è? Io ho dimenticato le pastiglie a casa. Lasciamo la palla, scendi. Eccoci qua. Si è rotto tutto il vestito.
Vabbè. Io ti vedo solo una coscia fatta male. Una coscia? No, c'ho tutti i vestiti che distrutti. Che hai? Come si dico il fazzolettino del culo che hai? Non posso. Quello è come una colomba. Ah, vola. Sì. Ascolta, ma dove stiamo andando? Neanche perché tu sei pericoloso, non è che mi fai restare qua. No, io. No. Devi fatto lavare i documenti, no? Ah, sì. Come li faccio? Là, dobbiamo andare lì sotto. Fino là sotto dobbiamo andare? Sì. Ma è l'ospedale questo? No, è la centrale di polizia, qua l'ospedale. Questa è la centrale di polizia? Sì. Che a puttana sembra anche circondariale qua dentro. Ma mi sa che non c'è nessuno, sai? Poi proprio fortunato, sì? Sai? Sono due là davanti, non li vedo. Ma non lo sai se sono poliziotti. Dici? Cazzo che sei? Da quando vagavo nel deserto non ci ho capito più un cazzo. Ma l'ho lasciato a casa. Lui. A me a casa, mi hai lasciato nel deserto, animale. Vabbè, qua sei zitto. Sì. Buonasera. Lui è. Vabbè. Ma ci sono i metal detector. E che vuoi? Io non c'ho niente qui. Non si può entrare. Che ti vuoi fare? Raggi laser? Raggi laser? Raggi X, ma cazzo si chiama? Sì. Vai tu, cugino, così. Ma io devo andare qua, devi aspettare, cretino. No, ti escono i capelli. Signorine, non c'è nessuno. Lì fuori la gente. Hai detto salve, ma poi manco l'hai cagato. No. Oltraggio al pubblico ufficiale. Sì. Ma ci è o ci fa mio cugino? Allora, io dovrei fare la patente. Allora vuoi finire che non c'è nessuno? Hai sbagliato posto. È fuori la gente, chiama la gente e fatti fare la patente. La gente! Sì, vabbè. Venga! Coglione. Che ti sei perso? Cosa mi sono perso? Ma chi è quest'altro? La mia ragazza ha risposto, non lo so, sto dicendo uscire, se ha risposto, guarda subito. Ma io la patente l'ho fatta, deve fare i documenti, metalù. Documenti! E ho finito. Oh, arrivano subito, ha detto. Un attimo solo, signore. Va bene, aspetta. Sì. E la barba ho fatta bene, si è fatta bene. Il magliano non ci sta con questi vestiti. Io sto morendo di fame, proprio. Io sto morendo di tutto. Vediamo il telefono come funziona. Allora si blocca così. C'è pure, no, non c'è pure niente. C'è Instagram, Twitter, telefono normale, impostazione, vabbè, impostiamo il mio telefono perché sono qua. Sfondo, vediamo sfondi. Star Wars. Sì, cugino. Cover. Come hai fatto? Con le mani. Come ho fatto? Sì, ma manco e me esce. Cioè, te non esci un cazzo, tu tutti i problemi del mondo ce l'hai tu oggi. Certo. Il tuo numero, eccoci, ma dai. Qua il mio cellulare. Cugino, mi dai il telefono? Dammi il numero. Che ne so? C'ho la segreteria telefonica. Dammi il numero. E dove lo prendo? Muscolina infedibile. Gestione sim, usa e così vedi il tuo numero. Così si fa. Ok, ti do il numero 555. Poi 74536. Che bello fax, ma cosa è meglio?
Impossibile mandare messaggi, il numero di solito. Ma lo vuoi attivare il tuo numero? Non è attivo? No, devi fare USA. Uso, l'ho attivato. Come mai? Mi dice che non è attivo, mi hai dato il numero sbagliato. No, allora, 555. Aspetta un attimo, 555. Vai, detta, 555-74-536. 536, qua ho fatto? Eccoci qua. Ah, salve, con chi posso parlare? Dovete fare, signori? Io dei documentoli. Documentoli. Sì. Documentoli. Tutte e due? No, io l'ho fatti prima. No, sono io. Ok. Perdonate il vestito, ma sono caduto e si è strappato un po', Va bene, non ti preoccupare. Pensaci tu, con lei. Sì. Guarda, se posso fare una guardia del topo? Prego, ma che c'ha il suo collega addosso. Mamma mia. Sì, arrivo. Pesa troppo. Quando se ne è usato, già siamo addestrati. Siamo addestrati a portare tutto. Come si chiama? Allora, io sono mamma di DR. Mamma di. Ma suo fratello è arrivato da poco? Suo fratello? Abbiamo la bambina. Ah, ok. Vaffanculo, io mi vergogno di avere se tuo cugino e fare dici questa cosa pure. Cioè, come si chiamava suo cugino? Io a Zimbabwe di DR. Zanzara di DR. Zimbabwe, sì. 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 Ma tu sei una zanzara. State attenti, mi raccomando, perché questo qua è pericoloso, eh? Vabbè, miglia, per una volta mi sono scambiato per te, hai fatto la multa a te, madonna. Quando è nato, signor Bamba? 18-2-34, segna bene, eh? Grazie per il follower, che istri. 1,86 e tanta voglia di crescere. Ancora? Sì, eh? Ancora. Davanti, però. Ce l'ha un numero di telefono? Come la banca? Vuole il numero? No, non adesso, ma... E basta fare l'uccello però. Sto vendrilo qua. Lo so, però basta. Anche qui dentro. Ce l'ho nel DNA. L'uccello. Non mi fa rispondere male, ma. Questa nemica ce l'ho nel DNA. Ai. Venga qui, signor mamma tu. Venga sì, qui. Eccomi. Come la va, Keist? Anche tu su Bang West hai parte di qualche Dica. Gang mafia no, un attimo semplice... solo che ho finito, vado a recuperarlo un pacco, vado a recuperarlo un attimo solo. Salve, buonasera. Il ciclo, vai donne col ciclo, mamma mia, mi stresserà, devo stare gamboli. Devono fare una statua d'oro. Lei? Io niente. Cugino? Cugino? Anche tu mi tocchi il pisello. Sento, scusa. No, culo che ti... Mi è venuta una voglia. La voglia di mangiare, forse tu. Mi iscrivo alla polizia. Ah, te detto, no, io no. Sento gente, mi sento ma non funziona, no. Che succede? Perché c'è il telefono, devi avere una sim installata, ma che capo, mi piglia per culo, devi installare la sim. Ma l'ho installata la sim, ma tu l'hai fregata, non l'hai installata, conoscendoti. Ma è vero, hai ragione, ecco. Eccoci qua, che è sto coso? Adesso io glielo passo, lei me lo mostra e mi dice anche il suo numero di telefono. Ma sta dove ha preso la camera? Assolutamente no. Pensate a quello che ha pensato. Io parlavo del documento. Ah, ok. Madonna mia. Allora, cosa gli devo mostrare? Il documento. Ah, ok. Sì. Allontanati tu. Sì, mi allontano. Perfetto. Sì. Mi dica il suo numero di telefono. Posso sedere qua, vediamo. Muscoletto F4. No, così. Buono così. Sono un po' seduto male, ma vabbè.
dobbiamo fare. Allora, vediamo chi c'è. Chi c'è? C'è la dolce medaglia. Bad, e sono il tuo cane. Poi ci sono altre tre persone che non hanno messo il follow e stanno guardando. Piccoli sniperini. Piccoli sniperini. E vabbè, dai. Possiamo fare. Sniperini ci sono ovunque. Andiamo, sfaticato. Maffo. E io ti faccio arrestare, vuoi vedere? Senti, mi hanno già schedato. Ecco, ho dato il tuo nome e nome, mi raccomando. Sì, certo. Sì. Mamma mia. Che devo andare a mangiare. Che mollato. La scureggia. Guarda, allora fare la patente, vai. Pure. Non lo vuoi fare, non la fai, paziente. Io scrocco. Certo, tu scrocchi i passaggi come vaffa. Eh sì, 30.000, che cazzo te la dà? Hai preso pure la chiamata, pezzo di me. Che t'ho fatto? Hai preso la chiamata. Vero? A me non mi è arrivato niente. Sì, niente, bastardo. Va bene, non mi è arrivato niente. Dove devi andare? Che ne so, a mangiare, a bere, vediamo che cazzo c'è di aperto. Facciamo conoscenze. Sì, sì, conosci, tanto tu sei bravo a conoscere. È brevissimo, so. Ah, mamma mia. Perché mamma tua? Oh, mamma, mi stavo mettendo sotto. Ma contro senso, ma che te l'hai data la patente a quello? Ma no. È la polizia. Andiamo. Polizia, ma è proprio la polizia. Oh, stai zitto che quando lavoravi per l'ambulanza non c'avevi manco la patente, non rompere il palle, ma. Mai avuto la patente, ti ricordo. Infatti, avevi la patente nautica. Non avevo niente, poi se guarda l'elicottero. No, l'elicottero sì, perché dovevo preso le barche. Facevi, forza. Facevi il coso, il capitano Finn. Sì, la sorella Finn, so. Andiamo. Andiamo, animale. Molti. Perché non mi fa salire? Oh, fammi salire. Sono deciso. Vuoi andare qua al posto di. Vieni, vieni qui. Vado a guidare io. Senza patente. No, aspetta, vai fermo. Io sono a Zimbabwe dietro. No! No. Scendi! Che c'ho le pezze a culo, tu però ce l'hai 40.000, 47, io c'ho solo 3.000 o 5.000, non mi ricordo. Tu sei in Africa. Tu sei in andiamo Africa. Andiamo a farci il coso. Ma. Il coso è brutto così, pare la, una droga. Come cazzo si chiama? Sì. La carta di credito. Carta argentata, andiamo. Aspetta, però non so il punto dove andare, aspetta un attimo. La banca penso dobbiamo andare. Delle più. Camerino. Autoscuola. Cover shop. Domingo. Tutto ITM, allora che vuoi fare? Vuoi parcheggiare? Fare una cosa erotica qua, eh? Anche banco si deve andare là. Dobbiamo fare la carta di credito. Se no come fai a ritirare i soldi dell'ATM? Andiamo, oh, sto coso. Ho fatto bene a comprarlo, 40.000. 30 t'ha fatto. 35. Perché sono stato pure scemo io a dire che avevo 35. Quindi dici che potevo dire 30. Vabbè, la prossima volta farò la fulbata. Bene. Ce l'abbiamo qua il nostro, no? Che cazzo volevi pure il nostro, il 35? Già tanto che ti ha lasciato la benzina dentro. Allora sto guardando l'orario. Perfetto, fa un po' freddo, devo dire la verità. Sì. Che vuoi fare? Tu? Hai freddo? No, tu che vuoi fare come lavoro? Io? Non lo so, non fare un cazzo. Perché? Perché poi sarai assente. No, non è vero. Che se mi prendo e ti vedo che tu ti avvii, io vado. Sì. Fa della zombie diventa. Okay, wow. Hai bisogno di me, non l'ho capito. No, che c'è. Guarda che è un vero DR, fa la strada da solo. Ma è sempre fatta da solo. Ti ricordi come quando sei venuto e che mi hai conosciuto all'inizio? Che cazzo vuol dire mi hai conosciuto? Ma
beh certo, non ti ricordi che poi ci siamo persi di vista se tu sei andato in Sicilia e se io sono andato là in America? Che vuoi, diglielo. L'abbiamo confuso. Abbiamo fatto. Diglielo a quelle bastarde dei nostri genitori. Eh no, io poi tu sei persi da piccolo. No, no, tu sei piccolo. E pessi, non dico. Come pessi? Ma è la droga, è la droga, l'uso della droga. Ma affango, tu sei drogato! Sì. Fa spezzo di cacca, ma dove siamo andati? Poi c'è il gangster una volta, ma sai, con la droga. Ma oh, ma che stai dicendo? No. Pure tu facevi il gangster di droga. No, io facevo il gangster. Sì, sì, sì. Sì, sì, ammazza questa merda, cugino! Chi è stato? Eh? Ammazza questa merda, cugino, sapendo io. Non mi ricordo chi è? Sì, vabbè, ma erano le pastiglie. Sì, sì, le pastiglie, scusa delle pastiglie. Per periodo prendevo quella gialla, verde e rossa. Ecco. Vediamo se qua è qualcosa. Vediamo. Fare. Vediamo. Ma che siamo entrati all'Umbrella Corporation? Sì. Vado. C'è niente qua. Ah, ecco. Vediamo, proviamo a ritirare $200. Ma non fa niente, quindi? Ah, posso ritirare. Ah, vabbè, non c'è bisogno, posso ritirare. Pensavo che non potevo ritirare. Puoi tenerle in tasca, non hai bisogno di carte. Che ne so io? Che ne so io? Ero abituato a direttamente. Ah, guarda, vocazione, guarda qua. Vantaggi del 10% degli investimenti grazie al quale potete ottenere prestiti e ridimensionamenti di denaro ogni 24 ore. Fai crescere la tua azienda, chiedi una consulenza. No, grazie, chiamaci grazie. Ora. Non mi interessa. Chiuso pure la. Vado. Assassino! Posto. Hai rotto il vero, ma non ho sentito un pezzo di merda. No, ma io c'ho l'attack. Non ti preoccupare, molto lo ricompongo. Nightclub, che è questo? Nightclub, dove cazzo è Nightclub? Questo? Mamma mia, mamma mia. È Nightclub. Allora. Quello è belle più, ok. Senti, andiamo in qualche locale? Sì, un attimo, fammi vedere un attimo la mappina qua. Raccolta Maria là, non mi interessa. Non mi interessa per me queste cose, devo scoprirle nelle qui. Dove cazzo è il nightclub? Ma che è nascosto sto locale? Non vedo le guidoncine dei locali, cose. Mamma mia, sono ricco. Mamma mia, un dollaro, sono ricco pure io. Netubino. Cucci, che andiamo a fare? Facciamo il Netubino. Andiamo a lavorare Andiamo Netubino. Al Perla, Facciamo un attimo, vediamo se c'è qualche cosa. Andiamo a Perla. E le turbine vuoi fare? Facciamo le turbine. Abbiamo un'esperienza, no? Oh, ma che è sto cambio di voce? Non ci mi metti paura. Come? Che c'è? Mi sentivo male. Stavo grattandomi sotto. Ferito di guerra. Madonna, è chiuso qua, vieni. Ma sembra chiuso. Come mai? C'è una macchina al sotto. Ci moto. Sarà un ristorante. Qualcosa da mangiare? Sì, ho fame. Io ho bisogno di cure tu. Perché ho fatto un volo. Io offro. Sempre tu devi offrire. Siamo a posto, bello. Quella persona lo conosco, quella con la moto che è andata. Sembrava Roma. Che cazzo è? Non lo so. Serve signore, le falsa lumiere? Ma chi è Roma? Ma mi sa che è chiuso. E come che è Roma? La sorella di. E la moglie di. Sono cugini questi qua. Sì, lascialo stare. Sono fratelli. Guarda come corre quello che fa. Clienti, clienti, guarda come corre. Tanto mica sanno che sono un pezzo al culo. Non pago niente, c'ho 2000, paghi tu. Prima vediamo quanto costa.
Sì, va bene. Cioè, sono 2000 io c'ho. Serve per ordinare un tavolo per due. E nessuno qua. E un attimo, sono andato a cambiare, ho visto che correvo come un pazzo. Di pella, ma devi ricordi. Oh, sta arrivando un tuo ex collega come medico. Mio? Ah. E tu eri mamma medico. Mia, che cazzo di vestito hai? In pella. In perle? Ah, oh, mamma mia. Cosa salve. Mangi tu? È quello che mangi tu. Salve. Buonasera a voi. Buonasera. Salve ragazzi. Insomma, potrebbe andare meglio. Ma il nonno sai cosa diceva? Diceva, sì. Potremmo andare meglio, ma potrebbe andare anche peggio, quindi stiamo bene come stiamo. Esatto. Quindi è una parola che diceva sempre. Mi è arrivato un altro bonifico, sono già $3,000 che mi arrivano. Auguri. Che? Sì, ma non ho capito chi cazzo è. C'ha una benda, medico? Non fa niente. Benda no, non penso, è fuori servizio per rimanere. Ah, fuori servizio. Sì, madonna. Come possiamo aiutare, ragazzi? Siamo lieti, allora vi presento, sono il direttore del Perla, Dominic Ortega. Come? Dominic Ortega. Ortega? Ah, sì. Okay. Lei, sì. Signor? Io, Zimbabwe Die. Abba, signor Bonanza. Ok. Lei invece come si chiama? Mamma Durian. Mamma Durian. Ok, sì. Come vi possiamo aiutare? Intanto accomodatevi. Abbiamo... Sì. Abbiamo una sala abbastanza vasta. Abbiamo alcune sale sopra. Ragazzi, volete portarvi a questa sala? Mi raccomando, fate come se fosse a casa vostra. Spero che siate di gradimento. Ne approfitto per dirle che faremo l'inaugurazione il giorno 5. Siamo ancora non siete aperti. Ah, non siete aperti ancora. Siamo aperti, ma siamo ancora in fase di diciamo, insomma, preparativi, ecco. Quindi oggi è gratis, stiamo iniziando ad accogliere queste persone. Ma facciamo la degustazione. Anche, va bene. Ragazzi, accontentate i ragazzi. Assolutamente. Però ci vediamo, dai. Io devo... Sedetevi, ok. Andiamo. Vai, me lo vedo io. Dove volete mettervi? Fuori? Ah, non lo so. O qui o sopra, abbiamo diverse sale, dove è meglio... Oh, vuoi tu, dici tu. Andiamo qua. Andiamo qua, vai. Va bene. Come se siete, va. Allora, vado a prendere, faccio gustare un piatto per parte, così... Va bene. Sì, certo, ho capito. Va bene così. Mi senti tu? Sì, ti senti. Perché siamo troppo lontani. È meglio, cucino. Stammi lontano. Ci hanno messo lontano. Ci arriverò al piatto? Aspetta. Che gli è lontani, se tu ti poi con le gambe aperte. Ma che non ci arrivo al piatto, aspetta un attimo. No? Ci sono le sedi troppo lontane. Non si riesce neanche a passare. Sei talmente grosso che occupi due sedi. Ma perché mi sposti? Dove sei andato? Quanto sei testa di minchia? Sì? Chiamato? No, hai sentito male. Ho sentito male. Aspetta un attimo. Allora, eccoci. Quella sporca dozzina sei venuto qui. Allora. Ah, mamma mia, ci hanno portato già un vino, un vitello da assaggiare. Chi lo sa, ma... Eccoci signori, vi faccio provare della tempura. Che facciamo? Cos'è? No, aspetti, un attimo, l'ho mangiata io. Si è mangiata la tempura? Sì, sì, ne avevo bisogno. Vabbè, ha fatto l'assaggio, giusto? Prima che è avvelenata. Esatto. Giusto, allora, almeno facciamo, muore lui. Sì. Vi do sì. Un'ottima ragusta, che il piatto forte. Oh, vi do un bel antipasto di mare per il signore di là e accompagnato da un buon champagne che ci sta. Madonna. Diciamo che si avvicina più al vino bianco. Antipasto di mare, buono. Minchia, mi ha fatto tirare il suo, visto? Certo, lui come mangia seduto sempre. Signori, voi state da un po' citando. Da 5 minuti. Ah, ecco, no, perché è giovane, non quasi ancora. Buon anno a te, Bucci. Se serve lavoro, essere impegnati, oppure... Date in caso facciamo... Che devo darli? Se serve, non so, un lavoro, fare conoscenze, oppure altro. Andate al centro impieghi e loro vi saranno indirizzare se magari pure se volesse fare ristorazione, io pure sono in cerca, quindi... Però deve passare tutto tramite loro. Ah, ok. Ah, in cerca. Ok. Sì. Va bene, signori. Sì. Lascio spazio, godetevi questo, fate un giro sul lungomare, sentitevi a casa vostra. L'ho detto, vi aspetto il 5 che sarà un mega. Ma dobbiamo pagare?
Ma che è? Questa è la degustazione. Ah, ma sono fuori da casa. Ma c'è un... Dico, venite a trovarci il 5. Sì, vabbè, sì, certo che viene. Ci sarà una mega festa, ecco, ci saranno tutte le disposizioni delle macchine del bus preparate, modificate, poi il concessionario. Ma che ora è il 5? Alle 22, no? Alle 22. Minchia, un po' più prima. Ma... sarà un po' difficile per me. Non riesce? Eh no, mi devo operare la prostata. Dica al dottore che accelera un po' di tempo. No, vai, faccio vai, qua l'operazione, allora. Va bene, siamo in bagno. Certo, certo, certo. Perché sì, non è proprio il massimo dell'igiene, ma non penso che lei ha tanti anticorpi da poter... Se ci posiamo il vino della casa che occhio. Certo, no, la vodka per disinfettare. Vodka? Poi un accendino e sei a posto. Ma lei con questo accendo potenzoso di dov'è? Io sono originario del sud Italia, insomma. Se si capisce. Si capisce, sì. Lei anche di questo, lei non credo che sia... No, no, io sono di Montepulciano, non so se lei ha presente. Caspita, è in Africa, eh? Sì, vicino. Comunque grazie per l'invito. No, grazie a voi, siete estremamente gentili. Grazie. E quando volete passate qui, va bene? Sì, va sì. Bene. Buon proseguo, signori. Grazie. Tu sembri imbalsamato invece così, guarda. Stai zitto, affa. Io posso mangiare tutto, ti metti in piedi. Mi sono finito tu. Minchia, che fai? Le molle in piedi? Mamma mia, ho mangiato tutto. Sei pieno? Mamma mia, sei ora. Andiamo. Champagne, che cazzo hai fatto uscire lo champagne? L'asbuco del tuo... Mica produco champagne dal culo. Siamo messi in bisogno di scorconi, andiamo via, scappiamo. Abbiamo scroccato. Siamo in bisogno di scorconi, scappiamo. Stai gamba. Roma, sì, Rosso, stai tranquilla. Ma tu sei Rosso, vaffanculo, ci ho morito. Aspetta un attimo, devo vedere una cosa. Con me non avrei paura del male. Ti proteggo io e ti difenderò da tutti. Aspetta un attimo, devo fare una cosa. No, non è lei. Mia Rosso, sento la parrucca, è brutta. Che sarebbe Vanilla? Che cazzo sarebbe sto posto? Ok, andiamo. Ross. Andiamo. Almeno un mezzo l'ho comprato, dai. Aspettate un attimo, devo rispondere al messaggio. Gino? Che c'è? Ma tu allora, te la sei fatta la cosa? La che? La promozione, no. La promozione del telefono per mandare messaggi, no. Chiamate. No. A posto. Ci porto. Vabbè, fa niente, dopo la facciamo. Ma qua è, cretino. Ah, qua è? Qua, vado, vedi. Facciamo la non retina. Vedo un cazzo. Sì, con che pistola? Ma quindi con il mio Black Mamba, mamma. È quel problema. Vuole tu Black Mamba, si affloscia poi. Mai. Vabbè, pensiamo a una bella donnina. Vai, scendi e compra. Madonna! Parcheggio perfetto, cretino. Madonna, ditemi di Madonna. Che sta facendo il Gianfranco? Mi sa che è chiusa la live. Sì. Uso la live, una baccia. Yeah. Se te lo scrivo, senti. Non la faccio. Oh! Ho fatto l'offerta dei morti di fame per la 1. Morti di fame per la 1. Mi senti? Sì, ti sento. Ho fatto la 1.
hai fatto bene. Sì, minchia, tu... Io ho fatto A2. Perché tu sei ricco? Ma quale è ricco? Con la Maria. Beh. Ma quale Maria? Non ho fatto ancora niente, non conosco la gente. Come faccio la Maria? Ma la cazzo. La cago dal culo. Eh sì, perché tu la fumi dalla bocca e poi la caghi da te. Andiamo a tequila, vediamo se ci fanno qualche regalo. Che c'è sto tequila? Vediamo. Mettiamo qualche mangiare appresso, capito? 100, lo scrocchiamo sempre. Allora, minchia, scrocchiamo sempre. Ti ricordi quando c'erano l'open bar scappavamo sempre? Andiamo all'ospedale prima. Non lo so dove. Che ho bisogno di bendere. E quanto costa? 10.000? Sì, 40.000. Che è la storia delle 10.000? Sì, sì. Beh. Vediamo dove la sua casa. Anche 10.000 a marzo dobbiamo fare, mi curano gratis. Ci dobbiamo fare amico qualche medico, fammi vedere. Sì. Obbligatorio. No, non mi dire che devo diventare medico di nuovo. No, basta. No, io mi compro tutto l'ospedale con 45.000 dollari. Andiamo. Sì, Cugino, si scala la vetta, cioè, abbiamo gli elicotteri dentro le gallerie, vedi? Ma nuovo progetto di compact si chiama. Poi se aveva, stava trasformando in macchina, che ne sai? Sì, è un progetto. Un transformer. Oh, ma da quando passiamo qua questo cazzo di palazzo mai lo finisco. Mamma mia, vero? Sì. Io comunque ho sistemato gli occhi e mi sta andando bene ora. La posta. Sì, hai messo le lenti a contatto. Sì, le lenti di minchia, affanco. Ah, mamma mia, che cazzo! Andiamo, va. Questo è un nuovo palazzo di nuova generazione. Parcheggia, è piano, Madonna che macchina. Madonna, io ci sono la macchina più bella. Tu c'hai successo. Affanculo. Tu invece che c'hai? Manca la patente, ce ne tieni. Salve. Salve, lei è parcheggiatore? No. No, sono direttore, veramente. Ah, direttore, sì. Ma sei il direttore della città. Io pensavo voi foste dei team, pensate un po'. Ma sì, sono io del team. Lui è Marlock e io sono... Ma affanculo, tu sei Marlock. Chi è un Marlock? Marlock che quello pazzo delle team. Serve qualcosa? Sì, a lui una supposta. Certo, quante ve ne servono? Quanto costano prima, direttore? 500 l'una. È una vera supposta. È una supposta galattica. No, 500 l'una. Ascolti, direttore. Io con 500 l'una prendo 500 bende. Allora, ascolti. Ok, gliene passo. Che passa? Una. Ah, una. Allora, 500, cioè allora, va bene. Il signore? No, io non ho bisogno di bene. No, lui. Ma dove me l'ha messo? Ve ne do due, passo di una, dai. Ma non era meglio. No, gli do le bende. Al prezzo, a metà prezzo, dai. Mamma mia, come gliele pago? In natura. Già pagate, detto, hai visto? Mentre le parlavo gli rubavo i soldi, poche parole. Sono automatiche. Ma la vedi, l'ha data sempre a lui, non me l'ha data. Non te ne accorto, vedi? È peggio dell'Inps qua, perché non esatto, che non te ne accorgi. Mamma mia. Si sta forgando la macchina, vero? Ah no, cazzo, aspetta, però te lo fate pagare tutte e due, aspetta. Sì, lei si è fottuto $1000. Qua l'ho proprio fregato. Ma... Ha capito, te ne regalo una in più. Gliene donata. Ecco qua. Capito, te ne regalo una di parola. Sì, perché ero abituato a fare sta barachella e invece... Direttore. Mi fa venire i capelli verdi a me, Ecco. Ecco lo studio. Ma chi è? Licenziato. Licenziato. Come licenziato? Ma chi è? Ha fatto bene. Scappiamo prima che ci diano un uccello qua. Bene, a posto ragazzi. Vi auguro una buona serata. Ci si vede in città. Grazie mille, ciao ragazzi. Direttore, no dottore. Ma ti ha dato tutto a te le vede, poi mi ha dato un gatto. Ascolta una cosa, sì, perché io sono bisogno. Tu sei un coglione. Mamma mia, me le doveva regalare e mi ha fatto pagare. Cioè, ma manco il tempo, te li fregano dalle tasche. Mizzi, cara, proprio veloce. Non sapevo che era così forte tra le cose. Andiamo a Vanilla, vediamo se prendiamo qualche domina. Sì, qua con la storia di un dollaro. Dobbiamo trovarci un lavoro. Porca puttana. Vabbè, noi non paghiamo, ricordati, siamo a dire, noi non paghiamo. Stamendo d'aria, come non paghiamo? Te li frega, fidati, non fidati, a noi ci regaleranno tutto, come sempre. Vai. Sì, perché tu chi sei, non ho capito, direttore. Vedrai che, guarda, se riesco a parlare bene, non faccio pagare niente, a Vanilla. Vuoi vedere? Sì. Vai, vediamo. Io devo fare. Prima devo vedere se sono persone... Bravo. Che si può parlare o sono persone acide. Costata, perché se c'è l'acido. Se l'acido mi è venuto con l'acido. Vediamo. Ma pure l'ospedale viene qua, visto?
sì, perché si trasferisce. Lo faranno qua dentro adesso l'ospedale. Signore. Salve. Salve, buon uomo. Salve. Andiamo dentro. E fa freddo, eh? Salve. Madonna. Permesso. Salve. Per una volta. Ma questa voce. È Roma. Ma che è? Ma lei è Roma? Sì. E non si ricorda di me? 555 5 da zina, Zimbabwe 601. Oh, ciao, bello. E là c'è mamma tu che fa credito dietro di te. Mandi un messaggio con c'è sta mamma tu dietro di te. Guarda, 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 arrivederci. Oh santo, allora, sotto. Ma parla col muro? Eh no, è pazzo, sì, sai, un pasticche si vede. Mandiamo un messaggio per me così lo salvo. Come sciocco? No, appa, lui, no, lui, no, lui niente. Abbandò. Questo muro è da abbandò, la vuoi finire per coglione? Bisogna candeggiarlo. Sì, sì, c'è Roma. Un po' sporco, ecco. Ti ricordi di Roma? Chi? Roma. A Roma, sì, siamo andati, abbiamo provato ma non ce l'abbiamo fatta. Però no, ecco, da meriti questa signorina, ma lei è troppo ingruente. È Roma. Io l'ho fatto per lei perché così magari una bella. Ma tua sorella che fine ha fatto? Roma? Le può rimettere a posto la testa. A me è difficile, no. Quel sono traumatizzato sempre io. Mi stai, Roma? Senti, ma lei sta parlando direttore, con gli occhi o con un'altra cosa? E qua siamo a livello. Vabbè, io stavo tutto no, lascia perdere il gruppo di amico oggi. Lei come si chiama? Come si chiama? Sempre Roma. Golosona. Roma, la sorella, però mi ricordo il nome di tua sorella. Mi cognome? Invicta. Mia sorella. Chi? Invicta. Piacere, mamma tua di questa quarta. Ti sposi mandi tuoi, dai. È un coglione. Sei pergoloso. Poi non si lamenti se la pergoloso. Io. Io penso della medaglia tra picca, fai battute di merda. Lei si chiama Invicta. E che vuoi? Suo cognome, tu ti chiami Diere, che sei la diarea? Scusa. Stai zitto che c'è lo stesso cognome. E appunto, quindi, stai zitto. Ascolti, ma qua c'è qualcosa da mangiare? Allora. Cosa ci offri? No, ma siamo arrivati di fuoco, con le poveri. Buonasera, ciao ragazzi. Io speso tutti i soldi a spese. Che succede? Signore. Salve. Di che? Devo acquistare un secondo un telefono. Ma chi ce l'ha? Manco il telefono dei. Non ce l'ho. E manco io ce l'ho. Vado a comprare la banco dei peli. Ma hai fatto fattura? C'è qualcosa da pistiare qua, da mangiare? No. Non ci cibano? Se Lucy. Ah, okay. Il lupio? Lucy. Non voglio il lupio. Ma tu servi? Servo? Dico lavoro. Servi nel senso non del lavoro, non che servi come persona. Lavora qua dietro al bancone? Più o meno, sì, perché? Vabbè, cioè ragazzi, se gli dai da mangiare qualcosa, sì, poi sì, pago, poi ti pago io. Tu t'acconda di Roma, ti conosco. Come lo conosci? Con i bolloni all'usato. Posso pagare con cambiale? All'usato. Ah, sì, lui. Chi è? Sono quello dei ci sono riuscito a fottere il fuggoncino da 40-35. Lei! Certo. Ma guarda, complimenti, lei si trova, è multiuso, da una parte dall'altra. Ho parlato col suo vicino prima, il cemento. È bastato. Ah sì, certo. Giustamente. Ho un gemello per ogni locale. E certo. Non dire di roba, ma sei tu il locale. Procuri qualcosa. No. Ah no, meno male. Ma dove è tua sorella? È partita, non andiamo mai più. Ma com'è che sta città tutti che toccano il pisello? Ma come? Cioè, non ho capito sta cosa. La città tutti che ti toccano la mano. Le brutte. Ma devo finire di essere così bollare. Lo so che Roma ci conosce, però non c'ho soldi, ecco. Ma te lo ridate. No, ma te la date solo a te, patate. No, ma pure vuole patate. Sì, le patate. Devo solo togliermi sta merda. Ti ha toccato il culo, fratello, oggi. Sì, no, tocchi fatto ancora, magari un'altra patatina. Mia. Ma ragazzi, dopo di queste, no, se volete qualcos'altro, dovete pagare però. Minchia, la patatina! Ma mi la patatina! Senza bene! Un distributore? Ma Madonna, la pago io, t'ho detto. Conto di Roma, noi amici di Roma, veniamo tutti i giorni qua. Ma visto che paga Roma, facciamo 5-5. Ah sì, vai, va bene. Roma, ma sei ricca? No. Tanto Roma ti... Ascoltate, ma... Che? Questo è un locale... Che locale? Ti serve un ballerino, allora, qua c'è lui che... Di strip man? Certo. Vuoi fare il ballerino?
Guarda, la serate, ogni stric- tanto ti fai i soldi. Guarda qua che stricco. No, non sei per me, non fammi i gusti. Vai tranquillo comunque, apprezzo, eh. Vai sempre il cugino quello là. Ma chi? Quello della tramonta della Monsanto, il Bollone. Ma è lo stesso. È lo stesso. Come va, Roma? Aspetta che mi sposta questo ragazzo. Come va? Ma come va? Abbastanza bene. Quello si spoglia, guarda, sotto il bancone, guarda. Mi spunta l'aureola. Angioletto, visto che è gentile, mi fa un menù grande da portare via. Salve signorina. Sì, vai amore. Vai. Come amore? Amore, dice, non ha detto amore a te. Amore mi ha detto. No. Mi desidera, ragazzi, io mi desidera. Sì, soldi. Io c'ho manco un centesimo. Ciao. Oh mio Dio, sì, non ce la faccio più, oh mio Dio. Le scarpe sono, signore. Ciao. Le scarpe sono. Ora capisco a Roma come gli fa male la testa. Allora. Ok. Quindi lei la mano qua. Paga. Piccolo angioletto. Come okay. Stai? E quando la pagano? La paga è buona. Buon. Ma come è buona? Ascolti, mi serve una macchina. Ora fai accendo lire. Arriva. No, va bene, arriva. Accendo lire, ma che cazzo sei? Come venite fuori, con la fuori? Andiamo fuori che trattiamo. Come la mai, Roma? Che tipo? No, non lo so, io sono pazzo. Vedi, pongo più i capelli, cioè, da quando sto con mio cugino. Messa. Dai, Roma, diamo la porta. Come stai, Roma? Che mi racconti? Qui, nuova di fabbrica. Niente. Ma quell'altro? No, niente. Vabbè. Che cosa? Grazie, grazie. Rubate? No, c'era un amico mio. Se ne è scappato con la macchina. Ma che insomma, quello si mi chiama, poi scappa, poi se ne va. Che allora, signorina sì. Roma è invicta. È giusto? Sì. Ho detto bene? Sì. Ok. Ma che lavoro fa lei? Gratta la patata. Bello. Io mi posso fare il grattacoglioni. Posso anch'io grattare? No. No, tu te sei mancato. Bad. Chi? Non lo conosco quello. Ah, no? Detto? La band. La band, sì. Sì. Angioletto, ma gli escono pure le corna. Sono un angioletto, ti conosce, cugino. Sì, hai detto bad. Era cattivo vuol dire cattivo. Non si fa così però. Oh, ma che è questo? Roma lo ammazza questo. Lo ammazzi. Comunque. Vabbè, allora la macchina me la riprendo, se mi vuoi ammazzare. E stavo pigliando, tanto mi sono comprato il football. Che cazzo mi sono tra la macchina? Che? Grattare. Abbiamo bisogno di lavoro, sapete qualche cosa? No, comunque tutto a posto qua, vi vedo in formissima, sì, diciamo più alti, magri, un po' più tatuati, però va bene, i capelli sono cresciuti. I capelli sembra cambiati, vabbè, ma è Roma. Sì, ma è normale, Invicta. Ma è strano che non è tuo qua. Che non capisco chi cazzo, ma chi è quello là con l'agio? Ma che, non lo so, conosce pure a me, Roma, chi è quello là? Chi è Roma? Va. Quello là con l'angelo, guarda, lo conosce bene lui. Chi è? Mi conosci? Ah, ma è Lucifer. Chi? Lucifer. Non lo conosco. Telefilm, cugino, quello che faceva il telefilm. Sì, ma poi ha fatto la fine brutta. Allora sta all'inferno, la fine, non capisco, doveva rompere proprio qua. Ma appunto, i cosiddetti qua. Porca troia, sto piano. Sta il panino, sì. Vabbè, quando ricordi che lavoravamo nel vanile tutti quanti? Io, mai lavorato. Vabbè, tu scroccavi, stai zitto. Io scroccavo. Scroccava allora. Sì, come sempre. Io arrivavo con la scusa e mi davano 500 pacchi. Adesso ho mandato una Fanta, un pacchetto di patatine e basta. Come non te la date? A me mi ha dato l'hamburger. No, vabbè. Ma niente. Non te la date da mangiare? A me mi ha dato patatine. Fanta. Oh, no, che quello scusa, ti fa io ho pagato 7.000, te devi mangiare. Sì, 7.000, un pacchetto di Fonzi e una Fanta. No. Che so, 7.000 no, questi. No, mi fa incazzare. Ecco. Gli ha fottuto 7.000 per un pacchetto. A me l'ha dato solo uno. C'è pure la televisione 5 qua. 5. Sì. Cioè,
7.000, no. Sei un ladro, basta, sei un ladro, Lucifer. A lui le date, a lui no. Sei un ladro, Lucifer. No, a me solo mi date 5.5. Avevo preso 15.15 e mo c'ho 5.5. Non ce l'ha. Lucifer, sei un ladro. L'hai data a qualcun altro, che sei da. E come ho fatto a darlo? E che ne so, se sei Lucifer. Signora Alessio. E non ce l'ha. Dice le bugie, Lucifer. A chi? Chi non ce l'ha? Lui. Lui. Non ce l'ha. Ok, grazie. Fregato le grazie. Così ma secondo me ci ha scammato, eh. No. Ma senti, lo sbaglio. È la faccia da scammone. Ma non è vero. Dicevi, signora Alessio. No, scherziamo. Cugino, perché sono zero. Cugino. Ascolta, ma hai visto? 5-5, meno male. Vedi che io ti conosco, scammatore. Lei è tutto 5-5. Comunque sei grande? Mamma mia, no, ma che devo allora fare con sto ladro di faccia? Che hai fatto? La scammata! Ma niente, che cazzo dici? Non abbiamo. No, ma dato un mancato di fine. Ma va! Ma va! Cioè, salve buon uomo! Ha bisogno? Sempre dritto c'è il locale. Lei non vede niente. Niente. Ecco. Chi è? Che bella! Dove l'hai presa? Quanto costa? Alza le mani, cugino. It's in mano. Poveri che c'hai dentro quei tasche. Scammato. Vabbè, ma è colpa di Lucifero. Non dare colpa a mio cugino. L'ha scammato per... L'ha fregato. Tu stai zitta. T'ho fatto... T'ho rimediato qualche hamburger. Ma quanto costa il fotodame, pistola, visto che ce l'ha? Costa tanto. Mezzo piotta. 40. Ma faccio un cazzo, quanto mi costa la macchina a me, guarda? Sì, noi dobbiamo trovarci un qualche lavoretto così, part time. Fai tipo... Fai lavori... Oddio, vanno tutti a fare il grano, di solito. Il grano? Ma certo, sì, facciamo il pane, panettieri facciamo. Sì, raccolgono il grano e fanno il pane. Ma ci posso andare con quel veicolo? Che grande bene. Salve. Signore, che ciao. Stile, complimenti. Fa quello. Sì, ma ci posso andare con il mio mezzo, poi devo prendere il mezzo... Prendi il numero di Roma, che se abbiamo bisogno di altro... Certo, Roma Frigo. Se me lo vuole dare, Roma Frigo. Ma che di cazzo? Io vi rispondo, ma ci scrivo teste di cazzo. Ma perché? Ma io non lo so, ma che ti ho fatto demorare? Dammi il numero. Ascolta, qua non riesco a trovare il numero. Allora, aspetta, vai. Allora, 4 volte 5. 4 volte. 7, 1. 4? 7, 1. Sì, 4 volte 5. Sì? 7, 1, 9, 9. Ok. Sto chiamando per un panino. Allora, sì, qui alla pizza. Non funziona, dici che la sfim. La devi installare tu, cretino. Devi avere una sim, ma sono installata. Ristallala delle volte. Ti ho mandato un messaggio io. Sì. Hai usato la sim. Grazie. Ecco, ora puoi mandare il messaggio. E io non c'ho il numero. Ma come c'è? Come lo registro il numero? Dalla rubrica, ma che fottino dai? Ma sto telefono non si. Oh, sei prima a rubare il pane, allora, ma c'è. 5555. Allora, 7. 4 volte 5, 7, 1, 9, 9. Ma chi era questo? Non lo so. Basta, vediamo se mi ha scritto in privato. No, ma 4199? Sì, lo so. Ho il naso tappato, che cazzo. La mia ragazza ce la fa. Ah, eccolo qua. Ce la fa. È arrivato. Possibile mandare il messaggio, il numero selezionato non esiste. Ma che cazzo mi dai? Roma. Lui me l'ha mandato, io qualcosa, lui me l'ha mandato il messaggio. Roma, tu no. Tu non mi hai dato il numero. Ma è quello! Senti, dammi il tuo. Sì, ti do il mio, aspetta. Perché lui è.
Vabbè, ognuno c'ha le sue disgrazie. Sì. Appunto, ma poi perché mi devi chiamare testa di minchia come lui? Non so se testa di minchia come lui. Allora, il mio numero è 555. Aspetta, scroccone, devo scrivere. Come scroccone? Non è scroccone, è furbo. È Lucifero che è scemo. Ti ho detto che lui doveva stare giù. Più attento, L'altro piano. 74. Sai che ho scritto scroccone. 536. Okay. No, aspetta, quante 5? 3. 3? Sì, sono più povero. 74536. Sono più povero. Che cazzo c'è? Cosa ha detto? Come è entrato? Ma che cazzo te ne? Vabbè, va. Dillo piano il numero, lo sai che pure 5, lei è anziana. 5, 5, 5. Ho capito, devo mandare un messaggio. Un attimo. Sì, vai. Sei quello che entrava. È entrato? Sì. Così, poi. Non sei connesso a una radio? Perché sembra la radio, scemo, messaggio, no, la radio. Tieni, mi hai mandato questo messaggio. L'ho mandato questo. Non è arrivato. Ma vuol dire che hai dato il numero però sbagliato tu, cretino. No, c'è cioè qualcosa. No, a me me lo dà come se il numero esiste, cioè va bene. Se no mi direi. Prova a fargli una chiamata, vediamo se risponde. Ma allora mi ridai un attimo il tuo numero? Allora tesoro, dipende dal tuo telefono, ok? Mi dai il tuo prova numero, a rimettere, la sim più volte, perché dipende dal telefono, perché il telefono è giusto. Sì, mi dai il numero di nuovo? Guarda il tuo cazzo ora. Mamma mia, 4 volte 5. 71. 71, 99. Pure a memoria me l'ha fatto ricordare. Ok, mo ti chiamo. Ecco. Ah no, aspetta. Intanto non funziona. Ma come non funziona? Sì, mi hanno detto un telefono farlocco così qua. Va bene, aspetti. Che stai a fare? Allora, qua si è fregata la sim e non va. Ascolta, come si prende sta sim là? Gestisci. Ma l'hai comprata la sim? Sì, ha comprato rubata, tutto. Certo che l'ho comprata. Vabbè, ma il gene l'hai rubato, stai zitto. Vai, allora come si fa? Da Formula 5. Sì? C'è un sottomenu gestione sim, no? Ecco, che faccio? Installa. Numero? Installa. C'è usa o dai o cancella? Installa. Non ce l'ho installa. Ce l'hai. Già l'hai installata sarà. L'ho installata. No, è uguale. No, devi metti installa. Ma se non esiste installa, me lo invento. Aspetta, mo scrivo da installa. Formula 5. Sì. Gestione sim. Sì. L'ha già installata! Tutte. No, non vuol dire niente. Hai usato la carta SIM, dice. Hai usato la non ti ridai. Hai installato la SIM. Non ti dice hai installato la SIM. Ah, mi fa male la dice, sono uno stronzo, 5 volte me lo dice. Aspetta. Niente, non riesco manco a aprire la bottiglia d'acqua. Devi avere una SIM installata. Ecco, tu non hai comprato la SIM. Se me l'ha ricomprata, $3,000, telefono e SIM. Questo mi dice come se non ce l'hai una SIM. Faccio? Allora in questo caso devo tornare no lì, ma no? L'hai fatto scusa ma come problemi sono? Hai no, fammi uno squillo a me vediamo se funziona puff, faccio puff se, quando te fa puff risolve, sì. E lui fa grande puff allora che facciamo io poi andrei anche a fare una cena vai a via i puffi cugino tu che fai rimani qua non lo so buff. Che devi fare tu? Devi andare a mangiare? Sì. E allora vado a mangiare pure io, poi ci portami vediamo. Portami lontano da qua prima sì, che va bene, va bene Roma, ci vediamo in 10 giorni. Ciao ragazzi. Ci veniamo sempre a disturbare qui. Ci veniamo sempre a disturbare, detto. Sì, per mangiare però. E poi c'è qualche lavoretto, come tu sai. Grazie. Ah, Roma, no, va bene. Ok. Roma, capisci a me? Sì. Sì. C'è qualche lavoretto sotto mano. Non c'ho cazzo. Ma sei un cazzo, beh, quando no. Sai mi fai sapere. Perfetto, dai. Vedere un po'. Sei tu che non sei un cazzo, pure pugni dire, ma non lo so io. Diemo. Arrivederci. Ciao Roma. E certo, così devo aprire il mio mezzo, no? Ho scappato. Aspetta un attimo, troviamo un garage. Capito quanto cibo gli ho portato sì, via? L'ho capito, non sono scemo. Andiamo un garage, che non potrebbe romperci la minchia.
Andiamo quello sopra lo... No, lo sopra l'ospedale. Potremmo venire qua a rifocillarci di cibo e andarlo a vendere ai minatori a qualcuno. Shhh, non lo dire queste cose. Cibo di contrabbando. Andiamo. Andiamo. Sì, ora vado a mangiare la cazzuola e più tardi si fa... O si fa Livia. O se no si fa... Vediamo se vengono gli altri, stiamo facendo fobia, vediamo. Anzi no, andiamo a passare dove c'è cose dei cassonetti, così almeno... Proprio nei cassonetti. Domani lavoriamo come cassonetti. Sì, sì, come cassonetti. Proviamo. Sì, sì. Ma non vuoi fare il grano? Ma il grano non lo so se possiamo fare con... Aspetta, ma più tardi dove. Che fai? Non lo so. Forse faccio... Vabbè, proprio di bis. Aspetta, ma il grano dove si fa? Zona 1, giusto? Processo legno, processo grano, lavaggio pieno. Ma dov'è sto grano poi, scusa? Vabbè, sarà in qualche campo, scusa. Vabbè, possiamo la qua, ma che fanculo. Mettila qua. Ci troviamo qua, eh? Sì, domani però, non oggi. Sì, intanto... come domani? Eh no, mi secco io. Poi, vabbè, ne parliamo dopo. Vabbè. E mi dai di cucina! Io vado a cercare dentro i cassonetti che dovrei trovare un avanzo. Prova una pistola, trova. Sì, sì, sì. Ciao, ciao. Ciao. Mi lascia a Roma, dai. Visto che Roma era la ragazza di prima. Ride. Mamma tua, il fucco delle... Ma quando mai? Mamma tua, è un trollerino. E qua i trollerini ci possono stare. Ma ha fatto volare lo scalo, quella bastarda. Mi lascia da Roma e ci vediamo alle 21. Dopo cena. A dopo!